Adesso siamo sempre al World Camp di Milano, siamo con Sara Rosso che ci parlerà di tre argomenti. Prima di tutto il suo ruolo in WordPress.com, ci racconterà dei progetti e sviluppi futuri di WordPress.com e poi vi spiegherà perché in alcuni casi è meglio utilizzare WordPress.com piuttosto che un blog self-hosted. Vai Sara! Ciao! Sono Sara Rosso, lavoro con il team VIP di WordPress.com, cioè abbiamo tanti clienti come CNN, Time, eccetera, che stanno sui nostri server e gestiamo insieme con loro team di sviluppi e il loro codice. E quindi io faccio un po' del product manager, il ponte tra i sviluppatori e i commerciali, quindi con tutti gli strumenti e tool che usiamo internamente e anche con i clienti. Perché dovresti scegliere WordPress.com? Non so se inizio con questo e poi parliamo di quello che WordPress.com ha intenzione di fare per il futuro. Secondo me WordPress.com è un one stop per trovare tutto ciò che ti serve per usare WordPress senza pensare a tutti i dettagli, cioè puoi avere tutti i backup, la parte di sicurezza, di non avere mai paura di gestire il tuo sito perché è sempre up, sempre online e sempre aggiornato, quindi tutte le parti del back-end ci pensiamo noi. Soprattutto anche perché i nuovi feature spesso escono prima su WordPress.com e poi vengono rilasciati ai self-hosted. Poi secondo me ci sono un po' di misconceptions, non lo so. Eccezioni. Eccezioni? No, non eccezioni. Cos'è che hai detto? Misconceptions. Di cose che sono capite in modo sbagliato. Sì, no, forse c'è un po' di pensieri o beliefs. Beliefs sono credenze. Credenze sbagliate su cosa fa WordPress.com, per esempio. Puoi avere il tuo dominio, il mio blog è favoloso.com su WordPress.com, esiste questa possibilità. Leggende metropolitane. Ok, allora, iniziamo. Ci sono un po' di leggende metropolitane su WordPress.com. Il primo è che è molto possibile, cioè è possibile avere un dominio personalizzato. Puoi avere il mio sito e soprattutto cool.com o qualsiasi altro dominio. Anche se l'hai già comprato, puoi mapparlo comunque su .com. Un altro che non puoi avere un sito bello su .com, invece non solo adesso abbiamo un po' di temi premium, ma abbiamo dall'anno scorso un theme team, un team che si focalizza solo sui temi e adesso credo in un anno abbiamo rilasciato 30 nuovi team, quindi in certi casi riportati già da quelli disponibili sul repository su .org, in .com, alcuni che sono nuovi proprio fatti dal nostro team e alcuni che sono premium adesso per chi vuole avere un sito premium, un team premium. Invece se... Aspetta. Tagliamo poi. Okay. Invece se conosci un po' di CSS e vuoi fare qualcosa tu, puoi acquistare il custom CSS e fai un sito fighissimo. Infatti ho scritto un post forse a novembre di 2010 su i custom CSS, siti che veramente non sembravano di essere su WordPress.com perché hanno ritoccato loro o hanno chiesto a un amico di farlo. Quindi questi direi sono i due motivi migliori per cioè, le leggende metropolitane che poi alla fine voglio chiarire. Poi per il futuro WordPress.com con il rilascio di Jetpack non vogliamo punire chi non è su WordPress.com, ovviamente preferiamo che tu puoi essere ospitato dovunque e avere tutti i feature che ci sono su .com, quindi con Jetpack che adesso ci sono stati rilasciati un po' di moduli, ma col tempo ci saranno anche altri, quindi adesso ci sono i shortcode che vuol dire puoi embeddare più facilmente un video di YouTube, eccetera. Ci sono le statistiche di WordPress.com, ci sono diverse funzionalità che poi cresceranno col tempo, quindi comunque se decidi di non essere su WordPress.com puoi comunque avere l'esperienza che abbiamo.
Poi una cosa che magari non hai è il supporto. Il supporto tecnico è gratis, è disponibile su WordPress.com, secondo me va valutato anche questo.